Gli artisti scelgono di venire qui a lavorare perché trovano sicuramente un ambiente molto bello anche dal punto di vista architettonico, per cui piacevole da frequentare. Hanno trovato sicuramente mio padre un interlocutore. C'è tutto un processo dall'ideazione, quindi il progetto è complessivo, dall'idea di quello che si vuole comunicare, come si comunica, con quali immagini, con quale forma di scrittura, con quale formato del libro e anche con quale tipo di carta, perché ogni carta ha, diciamo, una sua peculiarità, insomma. Io a volte faccio dei libri in cui ci sono tante carte insieme. Questa carta non la produco io, me la produce un cartaio, però io ho fatto la matrice incisa, su cui poi è stata, prodotta la carta. Questi sono dei libretti realizzati da Anita per la Sartoria dei Dogi qui di Venezia. Sono dei libretti che, appunto, come vedete, sono stati fatti scritti a mano e sono sviluppati sempre come la concertina e quindi con uno sviluppo lineare di questo tipo. I disegni sono sempre realizzati da Anita e abbiamo realizzato assieme la copertina,
che mi ha insegnato a rilegare a tutto il resto. E poi è interessante la chiusura, perché con questo nastrino appunto poi si va a chiudere e diventa anche questo un oggetto di rappresentanza per un'azienda importante e di lusso, come può essere appunto la sartoria dei Doji in questo caso, che si presenta bene ai propri clienti più probabilmente più affezionati.